Cala il sipario sull'ottava giornata del campionato di Primavera 1. Un weekend che ci ha regalato gol, emozioni, ma soprattutto ha lasciato in dote una nuova capolista e degli sviluppi interessanti per quanto riguarda i bassi fondi della classifica. Vittoria meritata dalla Roma che batte di misura il Verona per 1-0 grazie alla rete di Cassano. Secondo posto per i giallorossi che nel finale si aggrappano a Boer, bravo a neutralizzare il penalty calciato da Cazzadori. Vorlicki e Omar rovinano la festa alla Fiorentina regalando la terza vittoria in quattro gare alla Dea. Arachiri della squadra dei mister Aquilani che incappa così nella seconda sconfitta consecutiva. Dopo una mezz'ora passata in superiorità numerica, il Empoli strappa un punto d'oro in casa contro il Lecce. A Petrolio succede assolutamente di tutto. Apre le danze Renzi, portando gli azzurri sul vantaggio, ma complice all'inferiorità numerica, il Lecce riesce a pareggiare con Saloma. Comunque nel finale i ragazzi di Mister Boucher sono stati bravi a limitare i danni e a difendere con l'unghie e con i denti il punto conquistato. Quando impegno e carattere non bastano, il miglior udinese della stagione cade in casa nei minuti di recupero contro il Milan. I rossoneri infatti si confermano una delle squadre più altalenanti di questo inizio di stagione. Man of the match, Chaka Traoré, autore non solo della tripletta, ma anche del gol partita al 95esimo. Per quanto riguarda i bianconeri, l'unica nota positiva oltre la prestazione è il rientro in campo di Pafundi, che sarà sicuramente uno degli elementi chiave della squadra dei Mister Sturm, e il classe 2006 ha trovato inoltre la rete del sigillato la rete del 2-2 temporaneo. La Sampdoria batte un colpo e pareggia in Sardegna per 1-1 contro il Cagliari. Tufano, per uscire da questo momento difficile, si è affidato ad alcuni giocatori che vantano una buona esperienza nel campionato di Primavera 1, tra cui Montevago, autore dell'1-0 temporaneo. Comunque, un punto per parte che va bene sia alla Doria che ai Casteddu che consolidano la propria posizione e a metà classifica. La nuova capolista, come anticipato prima, è il Frosinone che di misura batte per 1-0 il Cesena grazie al colpo di testa di Maestrelli. Quinta rete stagionale dei gialloblu su calcio piazzato. Comunque, nonostante un finale simile ad una lotta greco-romana, i gialloblu, come detto, di Mister Gorgone riescono a difendere l'1-0. Sesta sconfitta in 8 gare per il Cesena che non riesce a risollevarsi dalla palude della zona data dalla zona calda di questa classifica. Un fulmine a ciel sereno. Dopo 141 giorni il Bologna riesce a mettere la parola fine alla striscia di imbattibilità della Juventus. Per i bianconeri infatti non basta il secondo gettone stagionale di Tommaso Mancini. Partita cinica e perfetta dei ragazzi di Mister Luca Vigiani che riescono a reagire dopo tre sconfitte e a rilanciarsi a capofitto per quanto riguarda la zona playoff. Comunque la squadra di Mister Pontero, come detto, perde la leadership della classifica. Comunque, come detto, dovrà reagire nelle prossime giornate per cercare di confermare le buone impressioni date in questo inizio di stagione. Il Torino non va oltre il pari in casa contro il Napoli. Infatti succede tutto nell'ultimo quarto d'ora, dove la squadra di Mister Scurto è brava a trovare il vantaggio grazie a Dell'Aquila. Ma un gol che illude Granata, infatti dopo pochissimi minuti i partenopei riescono a pareggiare 1-1 con lo squillo di Acampa. Un punto in tre gare per i padroni di casa. Invece per quanto riguarda i partenopei, i partenopei, diciamo, di Mister Frustalupi riescono a salire a 7 punti in classifica, allontanandosi per ora dalla zona zona retrocessione. Comunque confermano le buone prestazioni che già avevano messo in campo nelle ultime partite. Per ultimo, arriviamo al posticipo di lunedì, quello tra Inter e Sassuolo.
Vittoria di misura dei neroverdi che condannano all'ennesima sconfitta i ragazzi di Mr. Kibo. Una crisi nera da cui i nerazzurri non riescono ad uscire. Comunque, una partita anche a tratti dominata da parte dei padroni di casa, che nel secondo tempo hanno colpito la bellezza di tre legni. Comunque, la beffa è arrivata all'82esimo con la rete di Cannavaro. Nel finale piove sul bagnato in casa nerazzurra con due espulsioni, che ha visto i ragazzi con la squadra di Mr. Kibu che ha terminato la partita in 9 uomini. L'Inter rimane inchiodata al penultimo posto. Invece per quanto riguarda la squadra di Mr. Bijica, il Sassuolo rimane l'unica squadra ancora imbattuta in questo campionato di Primavera 1. E attualmente quindi si trova al quarto posto, a pieno contatto con la capolista Frosinone.